Oggi la conferenza stampa di introduzione delle varie associazioni di categoria che hanno aderito alla nuova Banca dell'Aquila, la costituenda nuova Banca dell'Aquila. Un po' tutte le associazioni di categoria, da destra a sinistra, Confartigianato, CNA, un po' tutti, Confindustria. È stato un bel segnale questo qui per la città, per la banca soprattutto, che ha messo in cantiere l'apertura ufficiale a dicembre. Sì, la giornata di oggi a me personalmente dà molta soddisfazione perché vedere un progetto che è nato diciamo da zero, da due persone è nato, e arrivare ad oggi con oltre 600 sottoscrittori e l'adesione importante che hanno diciamo, ufficializzato oggi di tutte quante le associazioni di categoria a 360 gradi. E sappiamo bene dietro le associazioni di categoria quanti imprenditori, artigiani e persone che poi saranno il vero tessuto costituente della banca ci sono dietro. Quindi per me è una grossa soddisfazione. Poi vedere l'entusiasmo dei rappresentanti di queste associazioni e vedere l'approccio che hanno dimostrato nei confronti della nostra iniziativa è veramente gratificante. Adesso dicevamo prima a telecamere spente, forse è il momento anche di, fra virgolette, monetizzare queste associazioni, nel senso loro hanno tantissimi iscritti, di prenderli e portarli all'interno del progetto, però bisognerà anche fargli capire per quale motivo per loro è importante entrare in questo progetto della Banca dell'Aquila. Voi come stimolate appunto la gente? Come riuscite a dire è importante mettere questi soldi, diventare socio fondatore perché poi avrai questi vantaggi? Sì, allora fondamentalmente la cosa che a me piacerebbe di più è quella che poi anche nello spot ho detto quando abbiamo girato lo spot, cioè a me piacerebbe andare al di là dell'analisi dei numeri che si fa adesso, cioè adesso quando si va in banca bisogna portare i bilanci, dichiarazioni dei redditi e si inseriscono in un software e viene fuori il rating e quello va benissimo, quello ci sta benissimo. Perché bisogna sempre comunque rispettare determinate garanzie. Però è anche importante, e questo la banca locale lo può fare, ritrovare il rapporto personale con il cliente. Quindi conoscere anche la storia di quel cliente, della sua impresa, di come è nata, di come sta crescendo e vedere se le nuove idee o le iniziative che ha messo in cantiere si possono portare avanti e far crescere. Perché se la banca riesce con la sua raccolta a creare un fluido che riesca a far girare meglio gli ingranaggi dell'economia locale, poi questo ritornerà a vantaggio di tutti, perché si creerà più ricchezza, si creerà più occupazione e quindi la famosa filiera comincerà a girare nella maniera virtuosa e non viziosa come gira oggi. Una delle critiche che facevano al comitato promotore della cosiddetta Banca dell'Aquila era quella di avere poca esperienza nelle banche. Voi per questo avete cercato e alla fine siete riusciti a portare all'interno della Banca dell'Aquila una persona, un professionista come Rinaldo Tordera, tutti lo conosceranno come l'ex direttore della Carispac, che ha messo le sue competenze e la sua professionalità a disposizione ancora una volta di questa città. Sì, io ho accettato la proposta del comitato promotore della costituenda Banca dell'Aquila di essere il coordinatore di un comitato tecnico che sostanzialmente sovrintenderà, organizzerà, presidierà tutte le attività propedeutiche all'avvio effettivo e tutti gli atti preparatori all'avvio effettivo e definitivo della banca. Quindi, una volta esaurita la fase importantissima del reperimento del capitale sociale minimo, che lo ricordo sarà di 4 milioni di euro, in quote singole di 500 euro ciascuna e con una sottoscrizione minima di 1.500 euro, beh, a quel punto, che dovrà essere entro i primi di dicembre, a quel punto direi che il nostro lavoro diventerà sostanziale, effettivo e concreto perché sapremo effettivamente che la banca si costituirà, quindi ci saranno tutta una serie di adempimenti operativi, burocratici, molto delicati e molto importanti perché si dovranno anche redigere documenti che verranno inoltrati alla Banca d'Italia, quindi un
una fase molto importante, molto tecnica e molto delicata. Bene, a quel punto ci attiveremo in maniera concreta. Io ho chiesto e ottenuto che il comitato promotore mi consentisse nell'arco delle prossime settimane di allargare anche il numero dei partecipanti a questo gruppo di lavoro. Mi è stato detto di sì e quindi non ho fatto mancare il mio apporto costruttivo. Lei adesso si rimette in pista, dopo qualche mese da quello scandalo, con quelle dimissioni un po' burrascose da direttore Carispac, con quale sentimento torna al lavoro vero, al lavoro quello forse al quale non era abituato neanche in Carispac, essendo il direttore di un grande istituto bancario? Beh, ritorno con un grandissimo entusiasmo, grande voglia di fare, forte dell'esperienza che ho acquisito in 12 anni di direzione della principale banca provinciale. E niente, cioè, non pensando assolutamente a quello che è stato prima, perché non è tanto importante quello che si fa fino a questo momento, è importante quello che si fa dopo. Ho avuto questa opportunità che tra l'altro in questo momento storico mi consente anche di rimanere all'Aquila, la cosa per il momento non mi dispiace e quindi con grande entusiasmo e passione ho detto sì. Possiamo dire agli spettatori che ci guardano da casa come possono fare per contattarvi? Se qualcuno è stuzzicato dall'idea e vuol sapere come può fare per contattarvi. Allora, per contattare il comitato promotore, a parte l'Aquila, che bene o male conoscono tutti quali sono i membri del comitato promotore, quindi diciamo per conoscenza ci si arriva direttamente. Altrimenti c'è il sito internet che è bankadellaquila.it, all'interno del sito internet ci sono i contatti eventualmente per contattare direttamente la segreteria. Quindi si può fare, diciamo, tramite segreteria o contattando anche direttamente me o gli altri membri del comitato promotore. Volevo ricordare poi sempre agli spettatori che comunque l'impegno è sia un impegno, ma adesso ancora non si deve cacciare proprio un euro fisicamente, si dice soltanto noi vogliamo partecipare, poi quando si costituirà la banca, praticamente gli unici a rischiare è parecchio siete voi del comitato promotore. Al momento sì, perché adesso c'è un impegno formale davanti al notaio al futuro versamento delle quote, quindi diciamo è tra virgolette una prenotazione delle azioni. Dopodiché, una volta che verrà raggiunto il capitale minimo, cioè 4 milioni di euro, allora, che noi auspichiamo di raggiungere entro i primi di dicembre, allora a quel punto verranno contattati tutti coloro che si sono proposti come soci e quindi hanno sottoscritto già la prenotazione delle azioni davanti al notaio, verranno contattati dalla nostra segreteria per poter fare il vero e proprio versamento della quota di capitale che hanno sottoscritto. Un'ultima domanda al dottor Tordera. Dicevamo prima sempre a telecamere spente che questa è una città in cui capitali, soprattutto nell'impiego pubblico, ce ne sono e sono nei vari conti delle varie banche, eccetera. Però il problema è che la gente, soprattutto genitori di giovani disoccupati, perché poi il problema è la disoccupazione anche in questo territorio, è che non sanno come andrà a finire con i figli e quindi li tengono in banca. Lei mi diceva, però quel capitale alla fine viene eroso, cioè non rimarrà lì per sempre, anche per interessi, per comunque. Quindi è importante investire in questo progetto, anche per quello. È importante anche per quello, ma è soprattutto importante perché la Banca dell'Aquila sarà una banca di credito cooperativo e quindi ha una visione anche, diciamo, dell'economia molto orientata al concetto del mutualismo e della vicinanza sociale ai problemi delle persone. E in più una banca di credito cooperativo, come sarà la Banca dell'Aquila, potrà operare soltanto nel territorio statutariamente deciso. E il territorio statutariamente deciso, oltre al comune dell'Aquila, saranno altri 17 comuni, praticamente limitrofi, tutti coloro che confineranno. Quindi, un po' come diceva, lui prima, si può avere la certezza che tutto il denaro che viene depositato, coloro che hanno dei risparmi, nella Banca dell'Aquila, sarà completamente reinvestito nel nostro territorio
e quindi gli affidamenti che la banca concederà non potranno essere che affidamenti concessi a operatori del nostro territorio. Quindi questo di fatto crea un virtuosismo, tu lo dicevi prima, un virtuosismo che sicuramente dal punto di vista materiale rafforzerà il tessuto connettivo del nostro territorio, soprattutto in relazione al fatto che noi tutti pensiamo che sicuramente nell'arco di 6 mesi, speriamo prima o comunque entro un anno, la vera ricostruzione della città ripartirà. E quantunque possa essere parziale e quantunque possa essere inferiore rispetto alle aspettative che tutti noi abbiamo, sarà una ricostruzione che metterà sul territorio qualche miliardo di euro. Ecco, magari non tutti quelli che i famosi 14, Certo. 15, 16 miliardi di euro, magari saranno troppi. Speriamo che a brevissimo vengano rifinanziati i denari che sono stati spesi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, e questo è un altro volano fondamentale per la ripresa della nostra economia. Dopodiché il ruolo della banca che nasce è un ruolo che nel tempo crescerà, perché poi la gente capirà che la banca c'è, incominceranno a recarsi in banca, incominceranno a chiedere un mutuo, il mutuo verrà loro concesso, depositeranno 10.000 euro e quei 10.000 euro renderanno qualche cosa, e quindi diventerà a tutti gli effetti un interlocutore come lo sono gli altri, però con quelle caratteristiche cooperativistiche e mutualistiche che gli sono proprie. Noi ringraziamo i nostri ospiti e ci vediamo alla prossima trasmissione.